Buongiorno a tutti. Oggi è domenica 22 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX, l'ultimo dei mercati che seguiamo oltre S&P 500, Bitcoin e FTSE MIB, mercato italiano. Anche in questo caso siamo arrivati a vedere la partenza di un nuovo ciclo mensile chiamato T più 2, che è andato a farsi un minimo con la candela di giovedì a 23 barre e quindi non ha ancora raggiunto il tempo minimo per la sua chiusura e oltretutto neanche la condizione sufficiente per la chiusura stessa. Siamo arrivati infatti a 24 barre, 22 più 4, 22 più 2, che non significano nulla. O ritorneremo sotto questo minimo a 15.621 rapidamente oppure partirà serenamente il nostro quarto T settimanale, che proverà a tornare verso i massimi, verso i 15.970, i 16.000, e soltanto dopo eventualmente inizierà a ripiegare per la sua chiusura e per vedere se raggiungerà appunto anche la condizione sufficiente per la chiusura del nostro T più 2 mensile. Il mensile ricordiamo che può durare 32 giorni, al massimo 43, noi siamo solo a 24, quindi abbiamo tutto il tempo per eventualmente tornare sui massimi, andare a coprire il gap down o lap down con cui abbiamo aperto nella mattina del 19 di agosto e poi iniziare a ripiegare e ritornare giù. Peraltro, anche in questo caso, continuo a sottolineare il fatto che su questi due minimi si possa essere già chiuso l'annuale, il T più 5, che è partito sui minimi del marzo 2020. Abbiamo poi avuto e stiamo avendo un possibile T più 3 di raccordo ed inverso, siamo sicuramente invece su un T più 3 inverso da, rivediamolo insieme, per ora 89 barre. Cosa avevo segnalato nell'analisi del 6 di giugno? Avevo segnalato che avremmo continuato comunque ad avere un trend di aggiornamento dei massimi e di salita anche oltre quella che poteva essere appunto il Ferragosto. Il 20 di agosto abbiamo fatto il massimo assoluto, anzi scusate, il 13 di agosto abbiamo fatto il massimo assoluto su DAX, quindi con mesi di anticipo avevo predetto quello che appunto stiamo vedendo comunque a monitor. Tutte le discese che sono state fatte nel frattempo sono state estremamente estemporanee, molto rapide e riassorbite immediatamente dal DAX stesso. La cosa che manca, come dicevo anche su S&P 500, è che non sta partendo ancora l'annuale d'inverso. L'annuale d'inverso dovrebbe spingerci verso il basso, fare una discesa più forte rispetto a quella che abbiamo visto e per più tempo soprattutto, perché per partire ha bisogno almeno di un T più 3 inverso lateral rialzista. Cosa vuol dire? Se l'inverso è rialzista significa che si scende. E quindi abbiamo bisogno di rimanere sotto un massimo per minimo 48 giorni, in media 64 e al massimo molto di più. Non abbiamo in precedenza avuto questo genere di tempo sotto un massimo. Prendiamo ad esempio questo, è stato violato alla 22ª candela, non siamo neanche arrivati vicino a 48 candele, minimo, minimo, minimo di partenza appunto di un T più 3 inverso laterale rialzista. Per cui, finché non vedremo una discesa di questo tipo, non partirà ancora l'inverso. E come vi dicevo, è molto probabile invece che ci sia un bel raccordo di grado T più 4 che stiamo per andare a completare, perché in questo caso un T più 4 come minimo dura 96 giorni e come minimo quindi mi aspetto che si possa continuare a salire almeno fino a tutto agosto, il 31 di agosto, realizzando peraltro un setup di massimo che potrebbe poi farci scendere a settembre. E quello casualmente potrebbe essere interessante proprio per la partenza dell'annuale inverso che per ora non è partito e di cui vi raccontavo. Ok? Quindi, riassumendo tutto molto rapidamente, avremo una tendenza probabilmente ancora nei prossimi giorni e fino al 31 di agosto almeno, almeno, a rialzo.
È possibile che se già andremo sopra questo swing a 15.808, continueremo a salire e ritorneremo prima a testare appunto i 15.980 e poi a provare a superare il massimo assoluto. Solo successivamente a quella data, quindi tra una settimana e mezzo, inizieremo a vedere se ci sarà discesa per la partenza dell'annuale inverso. Questo è quanto. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.